su arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente comincia il corso di disegno online. Guardo di qua perché accanto a me c'è Enzino. Potrete sicuramente sentire qualche incursione vocale, sappiatelo, è lui. Allora, finalmente su centinaia di richieste ho deciso di mettere online qualche lezione di disegno. Non sarà un corso immenso, sarà un corso che vi addentrerà proprio all'ABC del disegno, in modo da agevolare il primo anno del mio corso di disegno su Facebook, perché per chi non lo sapesse, ogni giovedì sulla pagina Facebook di Arte per te si tiene un corso di disegno live. Io il giovedì posto dei compiti, assegno dei compiti ai 4 anni, perché oramai da 4 anni che il corso è sulla pagina Facebook di Arte per te. Chi partecipa al corso sviluppa il disegno, il giovedì successivo io lo correggo e do le dritte per sistemare quello che non va, e così i progressi sono magnifici. Abbiamo avuto un exploit di disegnatori incredibile. Durante questo corso mi avvarrò di una bibliografia abbastanza sostanziosa, partendo da Betty Edwards, ma anche passando da il corso di disegno di Agostini. Insomma, metterò insieme un po' di nozioni per potervi aiutare ad immergervi nel corso di disegno. Cominciamo subito parlando del materiale necessario per cominciare a disegnare. Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamolo a vedere insieme. E cominciamo questa nuova avventura con il corso di disegno, inquadrando quelli che sono i materiali essenziali per iniziare. Innanzitutto le matite. Sempre deve esserci una matita 2B. La matita 2B deve accompagnarvi sempre. È un buon range di gamma B. Io qui ho una 2B in pura grafite, cioè tutta questa matita è fatta completamente di grafite, non ha il bastoncino di legno a proteggerla, ma è tutta grafite. Mi trovo molto bene con queste matite, ma uso anche le matite classiche. Queste sono molto buone per sfumare, però sono veramente buone. Le mie matite sono della Derwent e fanno parte tutte di un set che mi regalarono il giorno della mia laurea i miei colleghi, e questo è il set. È abbastanza costoso, adesso non so quanto costi, ma si aggirerà intorno ai 30 euro un set di questo genere, credo. Ma è completo, dentro c'è la gomma pane, ci sono tantissime matite, ci sono carboncini, gessetti, le sanguigne, insomma c'è tutto quello di cui potete avere bisogno per disegnare. Ma per cominciare non è necessario. E poi un HB semplice. Proseguiamo con una 3B, una 4B, una 8B, e poi ho un'altra HB, che sarebbe appunto la base, cioè il passaggio tra le matite dure e le matite morbide. Ne ho una acquarellabile e una non acquarellabile. Io molte matite le uso acquarellabili, per esempio la 8B la uso spesso acquarellabile perché sono molto più intense e cerose. E poi naturalmente le sanguigne, che ho in brown ochre 57 e in terracotta la classica, la numero 64. E poi un temperino, io ho il temperino elettrico naturalmente, ma voi anche il temperino a mano va benissimo. E poi la gomma di plastica, quella normale bianca, e la gomma pane. Un album da disegno ruvido, meglio ruvido quasi sempre, tranne quando vi chiede il foglio liscio, di grammatura 200. E poi naturalmente uno sfumino, che sia professionale, che sia industriale o homemade, come questo l'importante è averlo. Adesso scopriamo i diversi tratti delle diverse matite e cerchiamo di capire anche come colorare. Una matita 2B può essere così, quindi impercettibile, ma può essere anche così, quindi molto molto evidente. Ma da qui a qui ci sono un mondo di graduazioni che noi dobbiamo andare ad individuare. Se devo togliere totalmente un tratto, userò la gomma di plastica e non ci riuscirò neanche tantissimo, mentre per sfumature userò la gomma pane. Bene, cominciamo.
Innanzitutto l'impugnatura. L'impugnatura corretta è questa: indice e pollice che tengono e appoggiano sul medio. Alla fine dei lavori dovrete avere una bella bozza proprio qua sul dito indice, che a me oramai si è calcificata e c'è sempre. Vedete questa pallina rotondeggiante? Quando anche voi l'avrete, avrete disegnato abbastanza. E allora cominciamo. Cominciamo e passiamo il primo sentore di colore. Ok, ora, qualora volessi un tono più scuro di questo, potrei fare in due modi: o continuare così, quindi ripassare una seconda volta, e già vedete che si differenzia, oppure andare direttamente a tono pressando leggermente di più. Ok, vedete qui dove si congiungono è più scuro, quindi si vede l'attacco. Se volessi intensificare ancora, su questo potrei ridare un terzo tono e via discorrendo. Intensificare la colorazione via via sempre di più, fino a raggiungere tutte le diverse gradazioni tonali. E si passa e si ripassa finché si intensifica. Visto? E si può anche continuare. Quando vi dico spingete i neri anche con la 2B, intendo proprio questo: il nero può uscire, cioè la stessa matita può darvi un carico di grafite che sia questo, questo o anche di più. Naturalmente, se devo raggiungere una superficie liscia, devo infittire il colore, rendere patinata la carta con la cera della matita, e quindi devo scendere. Posso ancora scendere qua, ho saltato un tono, vabbè, ma è per avrei potuto fare anche un altro tono, per farvi capire come una semplice 2B può raggiungere tonalità sempre diverse. E questa è, diciamo, la base. Una cosa diversa invece succede con l'HB. L'HB, questa la vedete, è grassa, morbida. L'HB invece ha un passaggio più secco, un po' più stitica l'HB. Allora, è molto bella usata sui fogli lisci, ma è una matita più difficile da gestire. Vedete come lo stesso foglio prenda una grana totalmente diversa. Tutte le matite comunque, come vedete, hanno una varietà di tono al loro interno che deve essere espresso, e deve essere espresso dall'esercizio della vostra mano, perché siete voi a dovervi esercitare nella pressione della matita. Errori quando si disegna. Errore quando si disegna è questo. Cioè lasciare, non mi viene, aspettate. Lasciare, ecco. Far vedere il segno, che io non ho fatto vedere molto, ma far vedere il segno, per esempio, se adesso cambio verso, ecco, magari si vede. Quindi con la stessa tonalità, variazioni di tono, che si veda il segno della matita dove passa, assolutamente questo è sempre da evitare, è un pasticcio. Quindi andate, scegliete un verso che può essere verticale, io vi consiglio sempre di andare in orizzontale. Ogni tanto potete optare, se non volete dare un verso, con un andamento circolare, ma poi alla fine si tende sempre. Ok? Ma non un andamento, ma gli andamenti verticali, meglio di no. Potete in qualche modo seguire certe volte l'andamento del foglio stesso. Bene. E quindi così potete sfumare e poi naturalmente aggiungere
le ombre lì dove volete che diventino più scure, quindi andare ad insistere e sfumare gradatamente verso la parte che volete rimanga più morbida. Solamente quando andate ad insistere con le ombre, e allora potete dare un verso alla vostra matita, un verso che comunque deve scivolare sul foglio e non deve rimanerne evidente, cioè non deve vedersi la strisciata della matita, ma deve appunto accompagnare il lavoro che state facendo. Quando vi dico di tamponare, no, con la gomma pane per scaricare il colore, è questo che vi dico di fare, cioè utilizzare la gomma pane così, in maniera come fosse una matita, e riuscire attraverso essa a far emergere determinati colpi di luce. Allora, detto ciò, fatta questa cosa che non è nulla, continuiamo a conoscere i nostri materiali. Vi ho parlato dello sfumino, ve lo faccio vedere proprio su questo. Lo sfumino serve per ammorbidire la matita e per appiattirla, cioè stenderla bene bene l'una dentro l'altra. Lo sfumino può aiutarci lì dove facciamo vedere le righe del nostro lavoro, vedete? E farle scomparire e farci aggiustare una cosa che era brutta, eliminare totalmente il passaggio della matita. Vedete che qui i tratti si vedono? Con lo sfumino voi potete raccordare i toni e ne potete anche aggiungere di nuovi, naturalmente, e togliere totalmente quello che è il passaggio della matita, così come lo faccio in questo settore, potete togliere la granulosità del foglio ruvido, perché lo sfumino consentirà alla polvere di grafite di insinuarsi dentro tutti i buchini della carta. Quindi, a seconda di quello della superficie che dovrete andare a simulare nel vostro disegno, potrete avvalervi di questo strumento al posto delle dita, che potete usare ma non così al nature, potete usare con protette da un fazzolettino di carta, diventa quasi uno sfumino il dito utilizzato così, vedete? Sfuma benissimo, vi dico di proteggerlo con un fazzolettino di carta, non per la vostra incolumità, perché la grafite è velenosa, ma perché tutti noi, anche quelli con le mani più asciutte come me, abbiamo un film grasso che andrebbe a partecipare del disegno e che potrebbe macchiarlo, potrebbe inficiarlo. Ma vediamo le altre matite, siamo ancora alla 2B e l'HB. La 3B. Ah, mi raccomando, le matite devono essere a punta sempre, mai lavorare con una matita non a punta. Quindi la punta va rifatta continuamente, vedete che bella? Bella grassa, morbida, piena. Questo è il suo tono iniziale, mentre il tono iniziale della 2B effettivamente non ve l'ho fatto vedere. E questo un passaggio, vi faccio un passaggio completo, quindi 2B, 3B, 4B, dove sei? 4B, ancora più morbida, ancora più nera. Questo è il passaggio medio, cioè dato con una forza media, poi naturalmente si può alleggerire o acuire. 4B, poi cerchiamo una 8B, questa è per i neri, per i neri assoluti, la 8B è una delle più alte, più grasse e più nere, quindi quando avrete bisogno.
così appunto quando mi chiedete quali devo comprare, sicuramente 2, 3, 4 e 8 sono necessarie. Se potete avere anche la 6, perché no? Perché no? Servono tutte, ma la 6 sapete che è il tono di mezzo tra l'una e l'altra, quindi potete anche ricavarvelo. Per completezza vi faccio vedere anche la sanguigna terracotta e la sanguigna ocra. Ok, con queste prendono il posto dei disegni molto spesso o vengono combinate con il disegno, avremo modo di usarle insieme. E lo sfumino sfuma tutto lui, quindi sfuma la 2B, sfuma la 3B, sfuma la 4B, e più si sale in B più vengono sfumate, e sfuma naturalmente la 8B. Bene, questi gli strumenti che dovete avere, procediamo così a poco, se volete esercitarvi a sviluppare i colori all'interno delle vostre matite, l'esercizio che vi lascio, ecco, alla fine di ogni video vi lascio un esercizio, che se vorrete potrete postarmi il giovedì insieme al compito del corso di disegno che tengo sulla pagina Facebook, di lato, quindi vi fate il compito e poi di lato l'esercizio che vado ad assegnare così con maggiore lentezza rispetto a Facebook, dove siamo invece con l'appuntamento fisso ogni settimana. Se volete datemi le gradazioni della 2B e della 8B, mettete accanto e fate queste strisce dalla gradazione più debole alla gradazione più forte. Molto tempo fa lo facemmo come esercizio per il primo anno, quindi tutti voi dal primo al quarto, tutti voi che non l'avete fatto nel corso di disegno di Facebook, potete fare questo esercizio. Esprimete la potenzialità della vostra matita dando tutta la tonalità, la gamma dei colori, e postatemela su Facebook il giovedì che più vi pare. Più vi pare, ma che vi appartiene, cioè voi del primo anno lo pubblicate insieme al vostro compito, nel foglio fate il compito e poi accanto questa cosa. Secondo anno col secondo anno, terzo anno col terzo anno, quarto non c'è bisogno che fa questo esercizio perché potete insegnarmi voi a disegnare. E allora anche il terzo, devo dire, anche il terzo, siete diventati bravissimi e vabbè, avete superato la maestruncola qua. E allora, ma lo dico con sommo orgoglio. Bene, cosa dire? Spero che questo vi sia stato utile. Vi faccio vedere solamente una cosa, come cancellare. Lo sapete come cancellare, no? Così, lasciate sempre gli angoli, quando vi serve un angolo tagliate la gomma, ma lo vedrete, mentre la gomma pane funziona così per tamponamento. Ok, va bene? E allora, spero che questa mini lezione vi sia piaciuta, noi ci vediamo alla prossima, ma aspettate, venite con me di là che ho ancora qualcosina da dirvi, e fate i compiti! Avete capito cosa occorre? Avete capito quanto una semplice matita può dare, può rendere? Adesso abituatevi a performare i vostri strumenti, cioè ad imparare ad utilizzare ogni singolo strumento, perché anche il temperino va usato bene, quindi non date nulla per scontato. E mi raccomando, le matite sempre temperate. Bene, non mi rimane che rimandarvi al prossimo video. Vi aspetto sempre sulla pagina Facebook e vi aspetto sempre su Instagram, vi lascio sempre il link qua sotto. E naturalmente vi aspetto sempre anche su 2 con una K, il link lo trovate da questa parte. Bene, vi rimando al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, arrivederci.